Għadin waqt il-wira internazjonali mtella minn Moza fil Gardens Club u għanna wkoll varjetà ta' breeds differenti, races differenti fejn wieħed jista' jara dawn il-breeds u jitgħallem aktar dwarhom. Infatti se nlaqgħukom ma' breeds differenti u fosthom illum se nitkellmu dwar il-Bengal. Nilqa' miegħi lejn Natalia Maurria li ġejja minn ġewwa l-Italja u ħankellmuha ftit dwar din ir-razza verament partikolari, verament sabiħa u ħanaraw ftit l-esperjenzi tagħha. Grazie, ti do il benvenuto al nostro programma. Tu sei un breeder. Sì. Puoi dire la tua esperienza, forse come hai cominciato a fare questo hobby o un lavoro? Allora, a noi sono sempre piaciuti tutti i gatti, solo che 3 anni fa abbiamo scoperto questa razza. Abbiamo visto questo bellissimo gatto dal mantello leopardato e ci siamo innamorati e abbiamo deciso di iniziare questa avventura come allevatori. Allora avete altre razze a parte? No, è la prima volta che abbiamo deciso di diventare allevatori quando abbiamo visto questa razza. Allora, come si chiama questo gatto? Lui si chiama Cashmir. Cashmir? E quanti anni ha? 2 anni. Adesso a febbraio avrà 2 anni, arriva dalla Spagna. Com'è il Bengale esattamente? E come razza? Allora, è un gatto molto socievole. Bisogna partire sempre dal presupposto che è un gatto. Sì. È molto socievole, molto attaccato al padrone. Però non bisogna farsi ingannare dal suo mantello leopardato, che magari può sembrare è un gatto aggressivo. Non è aggressivo, è un gatto domestico e molto tranquillo. Qui non tanto perché è un po' agitato, non è il suo ambiente, però a casa è un gatto comunque molto, molto tranquillo. Avete altri gatti di questa razza? Sì, abbiamo altre 2 femmine e poi arriverà un nuovo maschio fra 4 mesi. Abbiamo introdotto un nuovo maschio nel nostro allevamento. Andate in molti show per esibire questo gatto? Sì, abbiamo iniziato l'anno scorso ad andare a diverse mostre in Italia, anche all'estero, in Svizzera, adesso anche qua a Malta. E lui adesso è già un campione europeo, abbiamo partecipato a numerose mostre. Va bene. Com'è la sua nutrizione? Che cosa gli dà da mangiare? Ah, noi cerchiamo sempre di dare cibo comunque per i gatti, però di alta qualità. E preferiamo sempre le carni bianche, però sì, mangiano crocchette, mangiano scatolette di pollo, carni bianche. Addirittura si può dare anche la carne cruda, la dieta barf. Sì, sì, non hanno problemi. Va bene. E come si fa il grooming per questo gatto? Lo so che non è long hair, è short hair, sì. Ma come li prepari per un show? Per uno show? Allora, innanzitutto tagliamo le unghie sempre, le spuntiamo e poi lo spazzoliamo per togliere il pelo, il sottopelo e possiamo... Oh! Sta agitando un po'. Sì, e lo spazzoliamo per togliere tutto il pelo, magari facciamo anche il bagnetto, le cose lui, normali. Lui sta per fare il bagnetto o no? Beh, il Bengala ama l'acqua. Ama quindi, l'acqua, sì? Sì, il Bengala è una razza che ama particolarmente l'acqua, se viene abituato fin da piccolo. E sì, con l'acqua, sì, basta, prendere delle precauzioni, magari non spaventarlo troppo, però sì, ci stanno con l'acqua, sì. Puoi dire ai nostri telespettatori un suggerimento? Forse loro vogliono prendere un gatto come questo. Allora, bisogna comunque prendere una decisione, una certa responsabilità. È un gatto socievole, ha bisogno di compagnia, perché è molto attaccato al padrone, però comunque un'esperienza bellissima avere un bengala in casa e avere un mini leopardo domestico. Sì, complimenti, davvero un bellissimo gatto. E i vostri progetti futuri? Allora, adesso innanzitutto abbiamo introdotto un nuovo maschio che arriverà fra pochissimo, però vogliamo sempre rimanere piccoli come allevamento, vogliamo puntare molto sulla qualità ma e non tanto sulla quantità di gatti. E quindi vogliamo rimanere un allevamento con dei bei esemplari, con delle belle rosette, un bel contrasto e fare dei gatti di Bengala belli. Allora, buona fortuna. Grazie. Spero che possiate venire ancora anche a Malta per esibire questo bellissimo gatto. Ma grazie certo. Mille.
grazie mille Natalia. Mela unekkena din intervista, ma Natalia ovvjament drajna din attus, forse l-lum ma tanġ kidda sekkal, ma vera attus sabiħ, il-Bengal, razza verament sabiħ, kif ettaraw, għandu dawk il-patterns verament sabiħ, u ovvjament wieħed japprezza ħafna din it-tip ta' razza. Mela unek grazie tal-li segwejtuna u nisper li tal-limtu bħal-ukoll dwar din ir-razza sabiħa tal-Bengal.